Ciao a tutti e bentornati alla nostra rubrica. È tutto chiaro? Avete mai sentito la frase in bocca al lupo? Sapete cosa significa e quando si usa? In bocca al lupo è un'espressione idiomatica molto usata nella lingua parlata e significa semplicemente buona fortuna. È una frase che noi usiamo per augurare buona fortuna a una persona che deve affrontare una situazione un po' rischiosa, impegnativa o di pericolo. Ad esempio, possiamo dire in bocca al lupo a una persona che sta per fare un esame o deve fare un colloquio di lavoro oppure deve partecipare a una competizione molto importante. Ma letteralmente questa frase ha un significato un po' strano, ovvero stiamo augurando a una persona di andare nella bocca di un lupo, che notoriamente è un animale molto aggressivo e pericoloso. Ma perché facciamo questo? La usiamo in modo scaramantico, cioè serve per allontanare la sfortuna, allontanare il pericolo. In realtà questa espressione ha origini molto antiche e la usavano i cacciatori prima di andare a caccia. Esistono altre ipotesi sull'origine di questa frase e se siete curiosi e volete scoprirle, fate le attività che ho preparato per voi. Trovate il link qui in descrizione. Ma cosa si risponde a questo augurio? Tradizionalmente si dice crepi il lupo, che significa che il lupo muoia. Infatti crepare significa morire. Ma negli ultimi anni c'è una tendenza che preferisce come risposta evviva il lupo. Sicuramente questa risposta si avvicina di più a un pensiero animalista e più a difesa degli animali. Ma ricordate che si può dare come risposta anche semplicemente grazie, come si fa per tutti gli altri auguri. E voi? Cosa dite per augurare fortuna a una persona? Scrivetelo qui nei commenti.